Eccoci con mezz'ora con Madame Blavatsky. Madame Blavatsky è stato l'amore della mia vita per oltre 50 anni e adesso ho sentito la necessità di mettere a punto alcune cose che sono state dette da lei, che è vissuta tra il 1831 e il 1891, e che oggi sono proposte e riproposte in maniera disordinata, soprattutto da un certo numero di canalizzatori o canalizzatrici che stanno dicendo di tutto di più. Quindi con mezz'ora di Madame Blavatsky io vado a riprendere certe mie curiosità, per cui io farò le domande, ma le risposte saranno rigorosamente tratte dai testi di Madame Blavatsky. Prima è utile una sintesi di quello che andremo a trattare, dove non potrò scendere molto nei dettagli. Alcune cose sì, altre devo dare per scontato che i maniaci che sanno questa rubrica hanno già una preparazione sufficiente per capire certi argomenti o per conoscerli. Prendo una sintesi fatta da uno dei fondatori della Società Teosofica, un avvocato, William Judge, che è vissuto tra il 1851 e il 1896 e che si chiama, in un testo, è L'oceano della Teosofia. Cosa dice in una certa sintesi? Allora, che l'uomo possegga un'anima immortale e credenza comune a tutta l'umanità. A questo la teosofia aggiunge che egli è un'anima ed inoltre che tutta la natura è capace di sentimento, che il gran numero di oggetti e di uomini esistenti non è formato da collezioni di atomi fortuitamente uniti insieme per creare nuove leggi, ma che tutto, fino al più piccolo atomo, è anima e spirito, evolvendosi sempre secondo leggi proprie. Stiamo parlando di questo concetto che tutto è anima e spirito, era prima che nel 1905 Albert Einstein ci dicesse che è uguale a mc quadro, che l'energia, il pensiero uguale alla materia, e che la fisica quantistica oggi ci dicesse che tutto è uno. Bene. La teosofia è d'accordo con il professor Huxley nell'asserire che devono esistere nell'universo degli esseri, e maiuscola, la cui intelligenza è tanto superiore alla nostra quanto la nostra supera quella di uno scarafaggio. Ripeto, la teosofia propone che nell'universo devono esistere degli esseri la cui intelligenza è tanto superiore alla nostra quanto la nostra supera quella di uno scarafaggio. E questi esseri prendono una parte attiva nel governo dell'ordine naturale delle cose. Oggi ci siamo, 1924-25, prima arrivano chi? Gli extraterrestri e poverini. Qui si sta dicendo un'altra cosa, la differenza tra un uomo e uno scarafaggio. Avanzando più oltre, al lume della fiducia che il teosofo pone nei maestri, e qui sarà un'altra parola base, il teosofo aggiunge che tali intelligenze
furono a volte umane e vennero, come noi tutti, da altri mondi più antichi, dove avevano accumulato un'esperienza tanto varia quanto quella che si può acquistare in questo mondo. Perciò, arrivando su questo pianeta, noi non compariamo per la prima volta, ma abbiamo già seguito un lungo e incommensurabile corso di attività e di percezione intelligente su altri sistemi di globi, alcuni dei quali andarono distrutti molto tempo prima che si condensasse il sistema solare. Quanti oggi dicono queste cose? Quanti hanno preso queste cose da Madame Blavatsky? Questo estendersi all'infinito del sistema evoluzionistico significa perciò che il pianeta sul quale ora ci troviamo è il risultato dell'attività e dell'evoluzione di un altro pianeta che perì molto tempo fa, liberando la propria energia allo dare origine alla Terra, e che gli abitanti di questa, alla loro volta, vennero da qualche altro mondo più antico a continuare qui il loro prestabilito lavoro nella materia. E noi siamo qui ancora a dire: hai visto i dischi volanti, quelle macchinette più o meno evoluti, i grigi, E i pianeti più brillanti, come Venere, sono la dimora di entità più progredite che una volta furono umili come noi, ma che ora sono innalzati ad un livello così sublime da superare la comprensione dell'intelletto nostro. L'essere più intelligente dell'universo, l'uomo, non è quindi mai stato senza un amico, ma una serie di fratelli maggiori che sorvegliano continuamente il progresso dei meno avanzati, conservano la sapienza accumulata attraverso lunghissime età di prove e di esperienze e cercano questi fratelli maggiori continuamente l'occasione di attirare e di sviluppare l'intelligenza della razza su questo e su altri globi, nel considerare le grandi verità sul destino dell'anima. Questi fratelli maggiori conservano pure la sapienza che hanno accumulato sulle leggi della natura in ogni suo ramo e sono pronti, quando la legge ciclica lo permette, ad usarla per il bene dell'umanità. Essi sono sempre esistiti come un solo corpo, conoscendosi tutti vicendevolmente in qualunque parte del mondo si trovassero, e tutti operano per il bene della razza in molte maniere diverse, che a noi possono sembrare anche catastrofiche. In alcuni periodi di tempo essi furono ben conosciuti dal popolo, ma se si rivelassero sempre apertamente, facendosi conoscere ovunque, sarebbero da alcuni adorati come dei, mentre altri li caccerebbero come demoni. In quei periodi nei quali appaiono, alcuni di essi sono governatori degli uomini, altri insegnanti, alcuni, pochi, sono grandi filosofi, mentre altri rimangono ancora sconosciuti, eccetto che più avanzati della loro fraternità. Questi uomini sono stati chiamati Mahatma. Ci dice Madame Blavatsky: essendo stata io la prima a trattare di queste cose, perché io faccio a lei una domanda, la prima domanda. Carissima Blavatsky, avendo passato quasi più anni
a leggere e commentare i tuoi libri, di quelli degli anni vissuti con mia moglie, più di 50 anni, mi prendo il diritto di darti del tu, come farei con una sorella sicuramente maggiore. Il mio desiderio, quasi alla fine di questo mio percorso terreno, sarebbe quello di diventare un tuo discepolo. Anche se non ho capito molto di quanto hai scritto e in verità applicato un po' pochino. I posti sono esauriti? Blavatsky. Può diventare discepolo non mio, ma di un maestro se sono rispettate alcune semplici regole. 1. Una salute fisica perfetta. 2. Una purezza fisica e mentale assoluta. 3. Un altruismo nello scopo. La carità universale, una pietà per tutti gli esseri animati, tutti, una sincerità ed una fede incrollabile nella legge del karma, oggi molto citata e che semplifica legge di retribuzione o di causa ed effetto. Una legge indipendente dall'intervento di qualsiasi forza della natura. 5. Un coraggio eroico in ogni emergenza, perfino col pericolo della vita. 6. Una percezione intuitiva di essere il veicolo del divino spirito. 7. Una serena indifferenza per tutto ciò che costituisce il mondo obiettivo e transitorio nella sua relazione con e verso le regioni invisibili. Domanda. Non vorrei anticipare troppo il mio discepolato, preferisco farla d'altra vita. In questo difficile percorso si può mettere su famiglia? Blavatsky. Un discepolo laico è soltanto un uomo che vivendo nel mondo afferma il suo desiderio di istruirsi nelle cose spirituali. In teoria, e sottolineo in teoria, ogni membro della società teosofica che aderisce al secondo dei nostri tre scopi dichiarati è un discepolo laico. Il secondo, purtroppo, dice una purezza fisica e mentale assoluta. Ci sarebbe da discutere sulla parola purezza. Ricordo che i tre scopi della società teosofica sono formare il nucleo di una fratellanza universale dell'umanità senza distinzione di razza, credo, casta o colore. Ecco, il secondo punto può essere anche questo. Lo studio delle religioni, filosofie e scienze antiche e moderne, e la dimostrazione dell'importanza di tale studio, studio comparato. 3. L'investigazione delle leggi inesplicate della natura e dei poteri psichici latenti nell'uomo. I Mahatma sono i servitori e non gli arbitri della legge del karma. Lo stato di discepolo laico non concede alcun privilegio su nessuno, se non quello di lavorare per merito sotto l'osservazione di un maestro. Quindi io direi da prendere in considerazione quelli che in internet si dichiarano maestri. Seguiteli ad occhi chiusi, non abbiate nessun problema se si dichiarano loro maestri. Domanda. Oggi se ne sa qualcosa di più, ma chi sono questi famosi Mahatma teosofici? Blavatsky. Siccome sono io che per prima ha fatto conoscere l'esistenza dei maestri negli Stati Uniti d'America, io che
che ho diffuso i sacri nomi di due membri appartenenti ad una fratellanza fino ad ora sconosciuta in Europa e in America, eccezion fatta per qualche mistico o iniziato di ogni tempo. Siccome io in tal modo ho causato speculazioni volgari e curiosità intorno a questi nomi benedetti, credo mio dovere confutare la fondatezza di certe accuse spiegando completamente la situazione. I nostri maestri, in particolare Mori e Kutumi, i nomi che ci hanno dato, anche se ne hanno altri, non sono un Dio geloso, sono ancora degli uomini, membri di una fratellanza di cui sono i primi a rispettare le leggi e le regole, che risalgono a epoche immemorabili. La principale condizione, la sola indispensabile richiesta del candidato in prova, è semplicemente una fedeltà incrollabile al maestro scelto e dai suoi scopi. Questa è una condizione assoluta, perché ogni volta che il rapporto magnetico fra il candidato e il maestro si è rotto, diventa doppiamente difficile ristabilirlo. Ma, dico io, uno su mille ce la fa? Blavatsky. Negli 11 anni da quando la società esiste, cioè dal 1875 al 1886, ho conosciuto tra due discepoli regolarmente accettati in probazione e centinaia di candidati laici, solo tre che non hanno finora fallito ed uno solo che ha ottenuto successo completo. Dico io, successo o fallimento della società? Blavatsky. Che dire della società teosofica in generale al di fuori dell'India? Quanti fra le migliaia di membri conoscono realmente la vita richiesta? Chi oserà dire che è teosofo secondo il cuore dei maestri, perché è rigorosamente vegetariano, lo sono anche gli elefanti e le vacche, o perché vive la vita del celibato dopo una giovinezza turbolenta, o perché studia la Bhagavad Gita o la filosofia della yoga? Non è l'abito che fa il monaco, dei lunghi capelli e un'estatica espressione di sogno sul viso, non sono sufficienti per fare di un essere umano un fedele discepolo della saggezza divina. Ricordo che la Blavatsky è passata la miglior vita nel 1891. Sembrano scritte oggi. E quanti si sono fatti crescere i capelli pensando che fosse proporzionale alla propria saggezza? Domanda: per un compito così importante è stata scelta proprio Elena Petrovna von Hang, sposata Blavatsky? Risposta: mi si chiede spesso, chi siete voi per pretendere di essere in comunicazione con i maestri e di ricevere da loro i giornalieri? Siete dunque così santa, così irreprensibile, così degna? Io rispondo: no, non lo sono. La mia natura è imperfetta e difettosa. I miei errori sono numerosi ed evidenti. Ed è per questo che il mio karma è più pesante di quello di ciascun altro teosofo. Ma esso è, e deve essere così, poiché da tanti anni sono stata messa alla berlina e ho servito d'aglio ai miei nemici, come pure ad alcuni dei miei amici. Tutto accetto le prove gioiosamente. Perché? Perché so che malgrado tutti i miei errori,
ho sopra di me la protezione del Maestro stesso. La ragione che è semplicemente questa. Durante 35 anni e più, dal 1805, anno in cui vidi personalmente per la prima volta un maestro nel suo corpo fisico, io non l'ho mai rinnegato, né ho dato nemmeno nel pensiero. Ma povero, né una diceria contro di lui uscita dalle mie labbra, né entrata nel mio cervello, neanche per un secondo, durante le prove più crudeli. Io confermo che questo è stato detto anche dal maestro di Madame Blavatsky. Ha detto che certe sue intemperanze, era piuttosto, stata descritta piuttosto fumantina, è perché, oltre a non aver mai tradito i maestri, ha dovuto lasciare qualcosa presso la sede dei maestri dove è stata istruita. Un qualcosa, una specie di filamento che nel caso in cui lei avesse tradito, come hanno fatto altri, sarebbe stato tagliato. Blavatsky: fin dal principio sapevo ciò che mi attendeva. È per questo che ho sopportato tutto, quantunque sia stata flagellata costantemente e intimamente dal mio karma, servito dei miei nemici come di armi incoscienti. Ero certa che il maestro non avrebbe permesso che io morissi, che sarebbe sempre apparso all'ultimo momento, e questo è ciò che ha fatto finora. 3 volte fui salvata dalla morte da lui. L'ultima volta, quasi contro la mia volontà, ritornai nel mondo gelido per amore verso di lui, che mi ha insegnato, che mi ha fatta ciò che sono. Io compio dunque il suo lavoro e la sua volontà. Ed è ciò che mi dà questa forza da leone per sopportare i colpi fisici e mentali, uno solo dei quali ucciderebbe ogni teosofo che dubitasse della sua possente protezione. Questo è stato scritto nel dicembre dell'86. È vero che è stata salvata, perché doveva portare a termine le sue 2 opere più importanti, Iside svelata e La dottrina segreta. E la Blavatsky passava più di 15-16 ore al giorno a scrivere quello che le veniva dettato, che vedeva e trascriveva. Quindi direi che è stata anche utilizzata a fin di bene. Domanda: sei stata accusata di essere soltanto una medium. Cosa ne pensi? Blavatsky: non sono mai stata controllata dai fantasmi. La mia medianità è stata eliminata da me più di un quarto di secolo fa. E sfido apertamente tutti gli spiriti di avvicinarsi a me, o solo di tentare di controllarmi. Domanda: è difficile diventare un teosofo? Blavatsky: è facile diventare un teosofo. Ogni persona di medie capacità intellettuali, che ha una tendenza alla metafisica, che conduce una vita pura e altruistica, che trova più gioia ad aiutare il suo prossimo che a ricevere aiuto e se stessa, che è sempre pronta a sacrificare i suoi piaceri personali per il bene altrui e che ama la verità, la bontà, la saggezza per loro stesse e non per i benefici che potrà trarne, è un teosofo. Tutt'altra cosa, mettersi sul sentiero che porta alla conoscenza di ciò che è bene fare, come il giusto discernimento fra il bene e il male. Di più, un fatto importante di cui lo studente dovrebbe essere messo al corrente è la responsabilità enorme, pressoché illimitata, che l'istruttore assume per la causa del rilievo.
Da capire bene, dice Madame Blavatsky, occultismo non è magia. È relativamente facile imparare gli artigli degli incantesimi e i metodi per adoperare le forze più sottili della natura. Relativamente facile. I poteri dell'anima animale nell'uomo sono rapidamente svegliati. Forse che il suo amore, il suo odio, la sua passione possono mettere in azione sono rapidamente sviluppate, ma questa è magia nera, stregoneria. Quindi dice Madame Blavatsky che i poteri dell'anima, cioè l'amore, l'odio e la passione, possono attivare questi poteri. Attenzione a magia nera, perché è il movente e sovente che rende qualunque esercizio di potere magia nera malefica o magia benefica. È impossibile impiegare delle forze spirituali se nell'operatore sussiste la più piccola traccia di egoismo, poiché a meno che l'intenzione non sia assolutamente pura, lo spirituale si trasforma in psichico, agisce sul piano astrale e possono avere risultati terribili. Termino questa prima mezz'ora, che è praticamente passata, con la definizione di astrale, che si trova in un testo scritto in parte aggiornato da Madame Blavatsky, che si chiama Glossario Teosofico. Si trova in PDF, quindi gratuitamente, in istitutocintamani.org. Testi tradotti, istitutocintamani.org. Lì si trovano un'infinità di parole che servono per capire un po' certi termini. Io prendo di la parola astrale, di cui tutti parlano, tutti vanno al piano astrale, la cascia, piano astrale, incontri ravvicinati di 27° tipo, o sui piani più bassi, cosiddetti eterici. Allora, tratto da Glossario Teosofico di Blavatsky, da istitutocintamani.org. Cintamani è una pietra. Astrale. La regione invisibile che circonda il nostro globo, come ogni altro, e che corrisponde al secondo principio del cosmo. Il terzo principio è la vita, di cui essa è il veicolo. Sharira, o doppio astrale dell'uomo, è un'essenza sottile visibile solo all'occhio chiarente ed è il più basso tranne uno, la terra, i sette principi cosmici o akashici. Eliphas Levi lo definisce il grande serpente, il drago dal quale si irradia sull'umanità ogni influenza malefica, il drago dal quale si sull'umanità ogni influenza malefica. Infine, la luce astrale è la stessa cosa che la luce siderale di Paracelso e degli altri filosofi ermetici. Il termine astrale è antico e fu usato da alcuni neoplatonici, sebbene uno ritenga che siano stati i martinisti a coniare questa parola. Ok, la nostra prima mezz'ora, numero uno, è passata e quindi io vi do appuntamento al numero due. Ora seguirà, per quanti vogliono avere circa 12 minuti di sollievo terapeutico esoterico, quello che io ho chiamato la carica dei 12.555.
che si trova normalmente in internet e che sarà messa alla fine di ognuna delle mie chiacchierate. Sono circa 12 minuti di musica, pensieri e parole, dove la musica a 432 Hz, oramai è d'obbligo, è di Capitanata e la voce splendida, inimitabile di Alberto Lori. Io ho qui sintetizzato alcune frasi pesanti, significative e alcuni suggerimenti. E suggerisco di utilizzarla al mattino, prima di cominciare il logorio della vita moderna, o anche magari alla sera. Di sicuro male non fa, ma avremo bisogno di riparlarne. Salute, saluce al numero 2. Disidentificazione. Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni. Io ho una mente, ma non sono la mia mente. Riconosco e affermo di essere un centro di pura autocoscienza. Io sono un centro di volontà, capace di osservare,
dirigere e usare tutti i miei processi psicologici e il mio corpo fisico. Più radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Radioso del sole, più puro della neve, più sottile dell'etere è il sé, lo spirito entro di me. Io sono quel sé sono io. Respirate profondamente e date questo ordine al vostro subconscio. Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità. Thank you.
Io voglio salute perfetta nel mio corpo materiale. Io voglio ordine e pace. Io voglio controllare totalmente il mio corpo psichico. Io voglio dominare le mie emozioni e i miei desideri. Io voglio totale controllo sul mio corpo mentale. Io voglio che pensieri saggi e costruttivi governino la mia vita. L'amore è fatica. Ma ogni giorno, da tutti i punti di vista, io vado di bene in meglio a quelli che bussano. Dall'irreale conducimi al reale. Dal non essere fammi andare all'essere. Dalla tenebra conducimi alla luce. Dalla morte conducimi all'immortalità.